sto per impazzire, l'avrà fatto o no? Mi avrà tradito o no? Essere o non essere? No, non è la prima volta che veniamo ad Argenta, siamo già venuti altri anni, era forse qualche anno che mancavamo, adesso non ricordo esattamente quanti, se 3 o 4, però era un pubblico che conoscevamo, un teatro che abbiamo trovato rinnovato e sicuramente molto migliorato, però non era la prima volta, insomma è stato un piacevole rincontrare il pubblico di Argenta. La difficoltà è sta più che altro nel fatto che è uno spettacolo che va preparato in poco tempo, quindi facciamo delle settimane di prove veramente intense, dove appunto soprattutto noi ballerini dobbiamo imparare le coreografie alle 9 di mattina per poi alle 2 unirci con i cantanti attori e montare tutto quello che riguarda la regia. Ma come sempre molto caloroso, un po' come il pubblico emiliano sa essere, partecipe, vivace, col quale è un piacere colloquiare dal palcoscenico. Allora, nei prossimi giorni siamo domani a Pavullo nel Frignano, provincia di Modena, poi siamo 2 giorni a Tiene, provincia di Vicenza, e poi sabato e domenica siamo a Faenza. A un amante, se viene croce, ti tradisce, se resta per aria, ti è fedele. Poi uno spettacolo si monta, almeno un nostro spettacolo si monta in un mese. No, anche voi siete un cliente, solamente... Grazie! È bene essere annoverato tra i clienti, pensa voi. Grazie, portatemi il solito! Beh, quello sta nella bravura di chi ha scritto la sceneggiatura, in questo caso nella bravura del nostro regista Corrado Abbati, che ha manipolato i vari intrecci in modo da farli risultare così simpatici. La tournée continua sino al 30 di aprile, praticamente gira tutta l'Italia, va da Merano a Trapani, quindi la facciamo tutta e poi l'anno prossimo speriamo di poter tornare qua.